siamo a Rally di Monte Carlo. In quel di Puget-Denis, all'ingresso riordino M di Azon. Queste sono le tre protagoniste in classe Rally 1 del Mondiale 2023. Qualche piccolo aggiornamento, nessun stravolgimento rispetto all'anno scorso, però che auto, ragazzi. Che auto. Damiano arriverà dopo. Intanto io oggi vi racconto un po' di retroscena di questo Rally Monte Carlo. Oliver non si smentisce mai. Nel Mondiale Rally i rifornimenti sono fossil free, è un carburante molto particolare sviluppato da P1 per le vetture da corsa che in teoria dovrebbe essere carbon neutral, quindi un passo, seppur piccolo, verso l'abbassamento delle emissioni anche da parte delle macchine da corsa, oltre all'introduzione del sistema ibrido che però vabbè è abbastanza relativo. Questo è forse un passo in più, un passo diverso, che però ha un gran senso secondo me. Mauro Miele che spiega come guidare a François Delecour, o viceversa, non lo so, però che spettacolo. Queste scene a me fanno sempre impazzire. Questa è la Tire Pitting Zone, ovvero il parco assistenza remoto in cui gli equipaggi in soli 15 minuti a metà della tappa possono cambiare le gomme portateli dal team, possono operare sulla macchina esclusivamente con l'attrezzatura che è all'interno della vettura. Non ci sono attrezzi di nessun tipo, solo la possibilità di cambiare le gomme e tutto quello che è all'interno della macchina. Ma voi l'avete mai visto un campione del mondo che si pulisce il vetro della macchina? Vedete, all'interno di quel box ci sono tutti gli oli, tutti gli attrezzi ed si può utilizzare esclusivamente quello lì. Tra l'altro volevo farvi notare il dettaglio aerodinamico nuovo del bozzo della Hyundai, praticamente al nasone, fa leggerissimo. Equipaggio incredibile uscito dagli anni 80, livrea e tutte spettacolari. Sempre per la serie Pane Rally, veicoli e hot dog doppio. Questo è il borgo di Entrevaux, fine della terza prova speciale. Crocevia per i concorrenti che vanno alla prima prova speciale e che finiscono la terza uscendo da lì. Insomma, un borghetto davvero davvero caratteristico e super centrale. Tutte queste belle macchinine che state vedendo, e tra l'altro mezzo panorama del rally italiano è in quell'angolino lì, più tutte le macchine ufficiali, le Toyota, sono spettacolari. Sono i ricognitori. I ricognitori cosa servono? Servono a passare tra un passaggio e l'altro e prima del passaggio iniziale della mattina, quindi passano alle 2, alle 3, alle 5 di mattina, cose incredibili, per passare prima degli equipaggi, per correggere le note, segnare dove c'è neve, dove c'è ghiaccio, tutte queste belle cose qui. Le Yaris tutte kittate. Bellissime, bellissime roll bar, gomme di scorta, quindi apparentemente stradali, ma di stradale hanno ben poco. Poi c'è chi usa macchine un pochettino più standard, c'è chi fa molto di più, tipo queste qui di Toxport con tutte le fanaliere, tutte le cose. Spettacolo. Hanno finito di lavorare sulla prova dove c'era stato un incidente, quindi adesso sono tutti pronti a partire qui. Gli equipaggi incredibili da queste parti, amici di Service Park, salve. Allora, come... Tutto bene? A posto, dai. Vi state divertendo? Sì, sì. Come i matti? Di sonno. Vabbè. No, dai. Fate i bravi. A dopo. Ciao, ciao. Tutti caldi come le stufe, pronti a partire per fare l'ultima prova di ricognizione prima. Qua. Sono tutti nervosi, però ci va. Se non ci fossero i ricognitori... bisognerebbe inventarli. Una Kuga M Sport, spettacolo. E serie 1 di Hyundai ufficiali. Insomma, un bel lavoro anche quello dei ricognitori. Magari ve lo racconterò, ve lo facciamo raccontare dai ragazzi. Giorgio Marazzato, idolo assoluto del trasferimento di oggi. Pietro, mentre tu stai tornando dalle prove speciali, io invece sono appena arrivato in parco assistenza, le macchine ancora devono arrivare, arriveranno tra circa un'oretta. E nel frattempo vado a fare un giro, vedere cosa c'è di particolare, di strano in parco assistenza prima dell'arrivo delle macchine. Il presidente della FIA è appena salito sulla
Toyota Yaris Rally 2, gli hanno fatto vedere un po' come funziona il giocattolo, c'era tutta la dirigenza Toyota, c'erano l'Atvala e tutti gli altri, hanno chiacchierato un po', quindi probabilmente avrà approvato il progetto anche lui. Tu che dici, devo comprare qualcosa? Perché due placche del rally le ho già comprate, però non so, quasi quasi, però non riesco a comprare qualcosa di una squadra sola, quindi non lo so. Tu che dici? È anche vero che il parco assistenza di Monte Carlo è sempre meraviglioso. La cornice è fantastica e lì davanti ci sono quelli che fanno veramente sul serio. Nel frattempo stanno arrivando i primi ricognitori e sono sempre delle gran belle macchine. Una delle cose più belle poi dell'ambiente è il trasferimento, quindi tutte le macchine passano nelle strade e fanno... e c'è la gente che fa... il tifo a tutti, ai camper, a tutti, 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 che spettacolo. Questo è il punto designato in cui arrivano i ricognitori e scambiano il quaderno del passaggio precedente con quello con le note corrette per il passaggio successivo. È la prima prova in notturna, quindi ovviamente anche le fanaliere sono state montate. Poi sono bellissime queste fanaliere incastonate nei paraurti delle RD1, sono una cosa incredibile. Tra l'altro, cose di Acme, una bella pulitina al vetro prima dell'ultima speciale di oggi. Dani Sordo che sta guardando prima dell'inizio dell'ultima prova il passaggio precedente per dare un'occhiata, l'ultima occhiata prima di entrare in prova, alle condizioni, a com'era, per ricordarsi un pochettino le situazioni. Insomma, tantissimo studio anche da parte dei piloti prima dell'inizio della prova. Fanaliera un po' più tradizionale invece per le Toyota, più alogena rispetto all'altra. Che cane super concentrato nel guardare il video del film precedente. E questo è il paese di Entravo durante la prova, con un disastro di gente che aspetta qui i piloti a scendere per acclamarli. Finita anche questa giornata. E adesso scendiamo a Monaco. Una particolarità poi del rally di Monte Carlo è che le macchine da corsa fanno l'autostrada. Chissà se gli è andato il telepass, poverini. Ah sì, dai, almeno gli è andato il telepass. Noi invece no, quello francese non ce l'abbiamo. No, non è la Kia Stonic che fa questo rumore. Precisamente. Perché io sento più la musica che una macchina? Questo è grave, sentire più la musica che la macchina è gravissimo. Davvero grave. Ciao Damiano. Ciao, ciao Pietro. Come è andata oggi? Hai fatto un buon viaggio? Viaggettino tranquillo. Cosa facciamo domani? Domani andiamo in prova? Boh, dipende da dove mi porti. Domani ti porti un posto, una chicca. Di quelli giusti. Una chicca, una cosa un po' così. Come da guida, peraltro. Vuoi una pizza da briatore? Io voglio mangiare qualunque cosa sia. Anche perché sono le 10 di sera e dobbiamo ancora Sto iniziare a mangiare. Sto morendo di fame, però abbiamo deciso di spiegarvi come funziona il Flexi Service, cioè il parco assistenza serale nelle gare del mondiale. Pietro, segui il mio dito. Lì dove vedete le macchine che aspettano è l'anticipo del CO di ingresso al riordino, che è là dove potete vedere delle macchine parcheggiate. A questo punto le squadre cosa dicono? Decidono con quale ordine far entrare in parco assistenza le proprie vetture. In questo modo possono concentrarsi nel lavorare su una o due macchine e le altre una o due macchine possono lasciarle ferme, pur dichiarando prima quando cominceranno a mettere mano su quelle macchine. Tant'è vero, segui il dito, negli schermi che vedete dell'assistenza Toyota ci sono già dichiarati gli
gli orari con cui i meccanici cominceranno a mettere mano sulle proprie vetture. In questo momento, per esempio, le vetture di Auger e Rovanpera sono ancora ferme, non ci sono meccanici che ci stanno lavorando e sono cinturate e nessuno può metterci mano. Ciao Simone! Ciao! Da che ora sei sveglio questa mattina? No, stamattina tardi, chiudeva quasi la sala colazioni. No, alle 4 del mattino. Alle 4 ero già in macchina, 15 ore oggi. E chi dice che è bello fare il ricognitore, che venga. Un sacco di responsabilità, il pilota se sbagli ti infama. E non vedo i lati positivi, no, scherzi a parte. Ti sei divertito però? Mi sono divertito, peccato che c'è poca neve e quindi dai un po' la condizione un po' più stabile e quindi devi fare un po' meno, non riesci neanche a smanettare quei 2-3 km che magari c'è un po' di neve, che anche se in realtà quando fai per piloti comunque forti come Ingram o quando l'abbiamo fatto per Kubica devi stare talmente attento che in realtà passiamo i 2 all'ora in prova, okay. Perché comunque devi guardare se ci sono le pietre, se anche fai tagli che ci sia rischio di non forare qualche gomma e quindi, però dai, è sempre bello qui a Monte Carlo e poi comunque la differenza un po' di quello che ho visto un po' in questi giorni sui social, che comunque non c'è gente, cioè ci sono ancora tantissimi appassionati che vengono a vedere dal Portogallo, dalla Spagna e anche tanti italiani sulle prove. È chiaro che è stato un po' limitato secondo me dagli accessi, che è una cosa incredibile. E poi anche qui a Parco Assistenza, anche guarda, esatto, barriere. Cioè, guarda. Però alla fine se ci penso, cosa serve? C'è la gente, guarda quanta gente c'è, è meglio, sarebbe meglio farla venire vicino alle squadre, ai team, ai piloti, e invece fanno queste barriere qua che, vabbè, bene. Grazie. Grazie a voi. Quando si salda... Bene, non benissimo. Non è bene. Però loro sembrano molto bravi. Rimane comunque il palazzo più bello del WRC. Sì, è cambiato perché prima c'era tutta la parte di hospitality sopra lì. Invece adesso l'hanno divisa e l'hanno portata solo lì a sinistra. Però è sempre una struttura pazzesca. Una volta c'era anche un ingressino per gli spettatori che potevano guardare da dentro riscaldati. E invece... Toyota, non... c'era solo Toyota. Ce l'ha solo Toyota, però in realtà per chi ha il pass. Io qualche anno fa sono riuscito ad andare a pranzo in Finlandia all'ospitalità di Hyundai con il catering italiano, che è una cosa. Cioè, tu immaginati in Finlandia arrivare e trovarti le lasagne. Spettacolare. The next morning. Ore 5. Abbandono Pietro in appartamento e io mi lancio in prova speciale. È stata durissima tirarsi su, però ce la possiamo fare. Per il monte questo è altro. 7-10, quasi arrivati al Col Saint Roch, anzi quasi arrivato io perché Pietro sta dormendo. Adesso il vero problema è quando i gendarmi ci fermeranno, quanti chilometri a piedi dovrò fare per arrivare in prova. Lo scopriremo molto molto presto. Comunque la strada che da Coaras sale al Col Saint Roch è stata prova speciale del Rally di Monte Carlo ed è meravigliosa, una roba fotonica. Forse mi è andata ancora bene, c'è un po' di coda. Più a vedere nessuno dal vivo, Col Saint Roch ci sono 4 km di coda di camper e macchine e c'è un disastro di gente, quindi i rally non sono ancora morti. Nel disastro di gente, barettino improvvisato, tutto a norma direi, un sacco di gente. Una bellissima atmosfera, come tutti gli anni d'altronde, ma qui in particolare. Devo dire che questo è il nuovo Turini per davvero, quindi c'è veramente un sacco di atmosfera. Tra l'altro gente da tutta Europa e se calcolate che comunque noi siamo italiani, ma
c'è gente che arriva da Portogallo, Spagna, Finlandia, quindi veramente gente che si è sparata un sacco di chilometri. Veramente, veramente bello. Questa è l'atmosfera che si può vedere solo al Rally di Monte Carlo. Gente, tanta gente arrampicata sulle montagne della Francia con un freddo polare, è veramente spettacolare. E nel mezzo le vetture del mondiale. Ciao! Ho parcheggiato 2 chilometri sopra di te. Come va? A parte che vorrei uccidere uno che ha parcheggiato in mezzo, ho parcheggiato tipo a 100 metri. Sì. Beh, allora, io ho fatto 4 chilometri a piedi. Sì, ne ho fatti 2. Cosa mi ha stupito? Sì, questa fumana di gente che sta andando via dopo il passaggio dell'ultima Rally 1, perché adesso sta arrivando la Rally 2, ma cioè, sono qua da stamattina alle 4. Esatto, e... poi passate 10 macchine, neanche 9. Via. 8, via tutti. Incredibile. Boh, incredibile. Pazzesco. Cirino Ville. Cirino Ville. Posso dirti che è una delle premiazioni più tristi che io abbia mai visto sulla faccia della terra. L'ambiente è bellissimo, però non c'è coinvolgimento. Ma è così, c'è. Perché loro sono istituzionali, loro sono principeschi. Sì, il principe non si scompone. Sì, ma bastava meno. Bastava molto meno. No, loro vogliono essere pomposi ma formali. E quindi fanno le cose austere. Anche a massa. Anche perché, se non si fosse capito, questo è il podio assoluto. Cioè, Rovandra è secondo assoluto. Questa austerità, questa pomposità, unita al fatto che siamo alla piazza del Casinò di Monte Carlo. È un posto spaziale. È un posto incredibile, ricco di storia. Questo, magari non a tutti, ma fa ancora presa, fa ancora appeal. Siamo tutti d'accordo. Ma non è nel loro DNA, perché loro la vivono proprio con questa roba della... presenziare alla prima cosa ufficiale, perché comunque adesso non ho visto il principe, ma di solito c'è il principe. Principe appaccato. Non si può. Comunque, in tutto ciò ha vinto Ogé. Perché il rally è quello sport meraviglioso dove tanti partecipano, ma alla fine vince Ogé. Party hard. Questo è il massimo della loro così follia. La banda che suona un pezzettino, ma basta, poi ci torniamo a essere contenuti. Adesso prendono le macchine, le porteranno in parco chiuso, dove fino circa le 3:30, fino a un'ora indefinita, se le terranno lì. Loro secondo me vanno a fare le verifiche, perché sono i primi due. Loro tra l'altro dovranno prima fare le verifiche tecniche post-gara e poi tutti a casa a un'ora molto tarda, anche perché ci sarà la cena di gala con il principe, quindi... Se volete per caso scoprire i segreti di questa macchina qua, che ha appena vinto il WRC2 Rally di Monte Carlo, vi mettiamo qua il video che abbiamo realizzato con la macchina di Simone Miele, Dream One Racing. Vedi tutti quegli uomini lì? Sono... tutti i membri del team Toyota che ovviamente ha vinto la gara e adesso con quel pullman trashissimo, esatto, vanno a fare il giro di Monaco, gli spiegano tutte le cose da bere, vanno, guarda, c'è anche la così, quindi insomma gli fanno fare un po' di attrazioni e poi li portano in conferenza stampa a fare le cose serie. In conferenza stampa al media center, perché dall'altra parte di Monaco, dove c'era il parco assistenza, dove ci sono le squadre Hyundai e Ford, quella zona lì, però gli fanno fare questo magico giretto sul City Tour bus. Spettacolo. Cose che succedono solo al Rally di Monte Carlo. Solo a Monaco, perché sono trash. E bisogna sono essere trash. Trash ma austero. Mi raccomando, austerità e trash. Adesso capottano. Vieni alla Rascas e li scarica tutti in sala stampa. Esatto, sul fianco in sala stampa. Thank you. Yes! 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 Yes
La cosa che non viene mai descritta a dovere è l'enorme lavoro che c'è dietro al montaggio e smontaggio di un'intera squadra ufficiale. Ci sono veramente un sacco di cose a cui pensare, un sacco di mezzi da riempire e da svuotare. È veramente incredibile. Se Ford deve smontare un'assistenza, diciamo, tradizionale, Hyundai e Toyota devono smontare cose ben diverse. E qua li vedete subito all'opera. Tra l'altro Ford con tanto di musica interna all'assistenza. Bellissimo, tra l'altro quest'anno lavoravano veramente come essere in discoteca, quasi. E invece Hyundai più tranquilli. Me lo compri un camion come questo? È troppo figo, con la... con tutta la livrea in stile WRC Plus, bellissimo. Solo lui però, lui no, lui è poverino, non gliel'hanno fatta, ma lui sì. Allora, qui in Toyota invece stanno programmando la serata, stanno cercando di mettersi d'accordo su quali macchine usare per andare in discoteca. Alla fine hanno deciso, prendono il pulmino grosso, così sono sicuri di starci tutti dentro e si presentano così nella più bella discoteca di Monte Carlo. Evidentemente direi che abbiamo anche finito di dire le nostre pugnacce. Sì. Che ora? Proviamo. Vi ricordiamo di iscrivervi al canale. Di iscrivervi al canale Telegram. Di seguirci su Instagram. Di seguirci su Facebook. Tutto tranne TikTok, perché lì non siamo ancora arrivati. Ma perché io e Pietro a fare i balletti non è il caso. Non è il caso. Tutto il resto ci trovate. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi è piaciuto questo video e ci vediamo al prossimo. Ciao ciao. Ciao. Ore 5. E noi siamo talmente intelligenti che facciamo la fine con la fontana qui. E non si sente un ca...